c'è bisogno di lavorare, non potevamo far passare altro tempo. È così che ieri sera, qualche ora dopo aver assunto la decisione, il sindaco di Sciacca, Francesca Valenti, ha commentato ai nostri microfoni la nomina dell'architetto Giuseppe Neri ad assessore ai lavori pubblici della sua giunta. Sarà dunque lui a prendere il posto dell'ingegnere Michele Buscarnera, scomparso nelle settimane scorse. Avevo detto che non potevamo andare oltre questa settimana, abbiamo tante cose da fare, abbiamo bisogno di tanto aiuto per portare avanti l'azione amministrativa. La scelta è ricaduta sull'architetto Neri, persona molto stimata, stimabile, competente e che può mantenere la delega che era stata affidata all'ingegnere Buscarnera. Trovare un sostituto dell'ingegnere Buscarnera non è affatto semplice, non è neanche verosimilmente possibile a 360 gradi, però sicuramente l'architetto Neri potrà fare molto per quelle che sono tutte le iniziative da intraprendere, che sono tante, i problemi da risolvere, che sono tanti. Una scelta che il sindaco ha ufficializzato mentre era in corso a Sciacca una riunione di Sicilia Futura alla presenza del parlamentare regionale Michele Cimino. Lista e gruppo dirigente, quello di Sicilia Futura, che nei giorni scorsi, quando venne fuori l'ipotesi della nomina dell'architetto Neri, si era affrettato a dichiarare che nulla era stato ancora deciso. E Giuseppe Neri, 56 anni, dirigente del settore tecnico al comune di Montevago, proprio ieri sera ha sposato il progetto del gruppo che fa riferimento ai deputati Cimino e Cascio. L'abbiamo condiviso, io l'ho sposato immediatamente perché comunque è persona che io stimo personalmente e quindi credo che sia stata la soluzione migliore. C'è stata l'esigenza di definire e credo la convergenza sul nome dell'architetto Neri sia scontata, perché è persona, ripeto, professionalmente anche molto conosciuta, peraltro è persona che conosce la macchina amministrativa perché svolge le funzioni di dirigente in alcuni comuni e quindi conosce bene anche il funzionamento degli uffici e queste caratteristiche sono importanti. Quando verrà formalizzata la nomina? Io spero di poter formalizzare tutto lunedì mattina prima di partire per il consiglio direttivo ATI, proprio per assicurare immediata e pronta possibilità all'architetto Neri di mettersi al lavoro. Una giunta che si completa per ciò che concerne le nomine assessoriali, ma all'interno della quale non c'è ancora il vice sindaco. Questo è il commento di Francesca Valenti. Anche questo vedremo di definire il tutto per poter affrontare anche queste prossime settimane più serenamente. Sono stati dei giorni frenetici, come voi sapete, e quindi devo dire che poter a questo punto contare sulla giunta completa mi è anche di conforto e di sollievo. Io ostaggio dei partiti? Assolutamente no. I miei assessori sono tutte persone che io personalmente ho voluto in giunta per lavorare al mio fianco, ha poi precisato il primo cittadino. Come ho detto anche prima, nella prima formazione della giunta e che ribadisco adesso, la squadra che ho è una squadra che ho scelto, quindi condividendolo con i partiti, con la coalizione che ha sostenuto la mia candidatura, che ha portato avanti e che ha costruito questo progetto politico, c'è una piena condivisione, ma non è assolutamente essere ostaggio, perché tutti i nomi che sono stati fatti e che oggi sono miei assessori sono tutte persone che io ho voluto in giunta.